Inutile dire che è un vero piacere ritrovare e rivedere in questi studi tutti italiani. Molti italiani. Laura Pausini, ciao Laura. Un piacere. Mua, diamocelo anche in assoluta diretta. Salutando tutti i chicos, le ragazze e ragazzi che straordinariamente sono stati ospitati nella regia di Radio Italia sulla musica italiana e ne hanno ben donne, insomma, oramai le tue apparenze in Italia posso dire abbastanza fugaci. Sì, sì, no, è vero, è vero. Anche se ne faccio alla fine comunque molte rispetto ad alcuni paesi, perché certo. Spesso mi si dice sei sempre fuori, non sei mai in Italia. Vai più spesso all'estero, però all'estero sono altri 39 paesi, per cui è difficile stare. Tu dici estero, ma poi quantificando. E poi in Italia, siccome le cose vanno bene, cerco di insomma, moderarmi. Non mi piace essere così la prezzemolina. No, no, questo è giusto, è giusto assolutamente. Non che noi non abbiamo ascoltato insomma From the Inside, Surrender, l'abbiamo ascoltato lo stesto, però voi siete stati anche molto speciali, perché mi ricordo che sono comunque venuta qui a presentarlo, anche se insomma Radio Italia si suona giustamente solamente la musica italiana, e voi avete fatto un'eccezione per me, questo mi fa piacere perché è stato un disco davvero importante, per quanto molto particolare poi come ho deciso di interrompere la promozione. Però sei contenta? Felicissima di questa esperienza? Molto, molto, perché per vari motivi artistici, perché comunque in particolare c'è stato un produttore che mi ha insegnato delle cose che poi ho voluto mettere diciamo in pratica anche nel disco nuovo italiano, che è Patrick Leonard, e con il quale avevo registrato la canzone che dà il titolo all'album, Love Comes From the Inside, e da lì, cioè quella era la canzone che alla fine mi piaceva di più anche cantare, ascoltare dopo mesi che l'avevo registrata. E da lì ho capito che volevo comunque musicalmente spingermi più su quella strada, perché non era così lontana dal pop che amo, ma aveva delle influenze attraverso alcuni strumenti e comunque dando più privilegio alla ritmica, che raccontavano musicalmente come mi sentivo. E in realtà però il progetto americano l'ho abbandonato perché la canzone che avevo scelto come primo singolo, che era registrata appunto nella versione pop, è stata poi distribuita alle radio americane in una versione dance. Io non è che non amo le versioni dance, ce ne sono alcune che secondo me orrende, però ce ne sono altre fatte molto bene. Esatto. E in Italia poi ne sappiamo molto di questo, perché moltissima musica dance è fatta qua. Assolutamente, magari poi esportata ma fatta in Italia. Sì, esattamente. Solo che in America metà degli americani, che sono magari di origini latine, mi conoscevano già come mi conoscono in Europa, in uno stile che ho scelto io, e l'altra metà, che erano comunque persone che ancora non conoscevano la mia musica, non volevo che conoscessero il mio carattere, la mia personalità attraverso un genere musicale che non mi appartiene e che comunque non ho scelto io. Quindi quando mi sono resa conto di essere arrivata prima in classifica, nella classifica dance, invece di gioire, purtroppo mi sono molto arrabbiata.
when they all should let us be. We belong to you as me. You need to show how deep is your love. Is your love. Jamais j'écoute.
tout pareil, je ne comprends pas bien la belle dame sombre.